Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video e bentornati anche agli ascoltatori del podcast ed eccoci arrivati al processo, la tappa numero 19, la Mortegliano-Sapada. E anche oggi gran bella tappa come tutte d'altronde in questo Giro d'Italia, ma prima di andare a vedere tutto quello che è successo oggi vi ricordo di lasciare un bel like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. A voi non costa niente, è gratuito, ma per me può fare una grande differenza e vi ringrazio in anticipo. Ora vediamo però cosa è successo nella tappa di oggi. Siamo alla tappa numero 19, domani ci sarà la tappa numero 20, la tappa clou di questo Giro d'Italia con la doppia scalata sul Monte Grappa, e domenica poi ci sarà, diciamo, l'ultima tappa, la sfilata a Roma, quindi non mi vedrete ancora tanto per i processi alla tappa. Oggi, domani, domenica non penso poi di andare a farlo, perché poi lunedì, martedì, penso più il martedì, andrò a fare il recapone del Giro d'Italia, quello che mi è piaciuto di più, quello che mi è piaciuto di meno, e andiamo a rivedere un attimo tutto quello che è successo all'interno di queste 21 tappe. Non sono ancora andato a vederli dal vivo, ma molto probabilmente andrò domani alla partenza, così riuscirò a vedermi con calma l'arrivo a casa e riuscirò a fare anche il video del processo alla tappa, ma forse non solo. E detto questo, però, andiamo a vedere cosa è successo oggi. Come avevo anticipato ieri, oggi era una tappa che, grazie alla prima parte che era tutta piatta, poteva avvantaggiare le fughe. Difatti all'inizio sono mossi tantissimi corridori e tanti volevano andare in fuga. Dei nomi che vi ho detto ieri si sono mossi praticamente tutti. Davanti poi abbiamo trovato, il mio favorito era, se non vi ricordate, Alaphilippe, che era in fuga ovviamente, ha provato anche oggi a vincere ma poi non ce l'ha fatta. Ha provato ancora Steinhauser, ha provato ancora Narváez, ha provato ancora Pelayo Sanchez, tutti e quattro che hanno già vinto le tappe, ci ha provato Plapp, tutti i corridori che sono molto noti in questo Giro d'Italia, che vi avevo anche anticipato ieri, soprattutto Alaphilippe e Steinhauser, perché sono quelli che ci provano di più ad andare in fuga nelle ultime tappe, l'hanno fatto vedere e hanno anche una gran gamba, soprattutto perché se no in queste condizioni non esci. Prima parte di gara si avvantaggia una fuga dove all'interno però non c'era né Steinhauser, né Alaphilippe, né Narváez. C'erano un po' di corridori diversi, pedalatori buoni, tipo Affini, tipo Milesi, tipo Piccolo. Però dietro il gruppo non ci stava, soprattutto le squadre che non avevano l'uomo di punta all'interno, quindi sono messe a tirare a blocco perché stavano andando davvero forte. Sono rientrati e proprio nel mentre che sono rientrati c'era uno strappetto, e sicuro lo sapevano, e da là Alaphilippe ha dato la prima stoccata. Ha selezionato subito un drappello di all'incirca 4-5 corridori e hanno preso un buon margine di vantaggio, dove all'interno c'era anche Vendrame che è andato a vincere la tappa, ma dopo andiamo a vedere come ha fatto. E dietro poi nel mentre si sono creati dei gruppetti e dei corridori poi si sono agganciati. Gli ultimi che poi sono entrati in fuga sono stati un gruppetto di una decina neanche di corridori, ma soprattutto all'interno c'erano tre uomini della EF che non erano riusciti a entrare nel primo gruppetto di fuggitivi quando era scattato Alaphilippe. E dentro questi tre erano in primis Gorg Steinhauser, volto già noto che ha vinto la tappa l'altro ieri, c'era Michel Honoré che ieri era in fuga e Michael Valgren secondo nella tappa dove è arrivata la fuga, dove a vincere è stato Benjamin Thomas. Quindi tre buoni pedalatori, ma oltre a loro c'era anche Velasco, c'erano tanti uomini interessanti, e da là il gruppo ha lasciato andare senza problemi i fuggitivi. Sono presi un'ultima giornata di relax prima di scatenarsi per la tappa di domani, che deciderà tutti i posti nella classifica generale. Fuga davanti che appena poi sono iniziate le salite si è iniziata a sgranare. Sono andati via più forti che vi ho accennato anche prima, che vi ho accennato ieri, nei giorni scorsi, perché sono loro che hanno più gamba, quindi in primis c'è stato Alaphilippe, poi Jonathan Narváez, Gorg Steinhauser, c'era Luke Plapp anche, che poi ha avuto anche un problemino, e Andrea Vendrame. Occhio che Andrea Vendrame ha corso molto bene tatticamente, perché davanti strappavano molto, quindi facevano diversi attacchi, in primis Alaphilippe, poi si fermavano. Lui ha tenuto un ritmo sempre più regolare, a fine salita normalmente scollinava con qualche secondo di svantaggio, poi in discesa senza problemi rientrava e quindi era là. E in meno 30 km, proprio dopo che avevano scollinato una salita, in discesa è rientrato, ha tirato dritto e li ha lasciati tutti là, in discesa.
Da là poi ha continuato, dietro si sono guardati, hanno continuato il gioco che avevano fatto nei chilometri precedenti, quindi qualcuno tirava, poi a un certo punto qualcuno scattava, si guardavano. Ah, c'era anche Pelayo Sanchez all'interno, che non vi avevo accennato prima, quindi un altro buon pedalatore che ha già vinto una tappa in questo Giro d'Italia. Tiri tu che tiro io, nel mentre Vendramo è però guadagnato più di un minuto. E poi però mancava solo una salita, mancavano 10 km all'arrivo e Vendramo ha dimostrato nelle salite precedenti di andare comunque forte. Difatti non sono riusciti a guadagnare niente su Andrea Vendrame, che è andato a vincere la seconda tappa in carriera al Giro d'Italia. Che tappa ha fatto oggi? Che azione ha fatto Vendrame nella tappa di oggi, che è quasi la tappa di casa, perché lui è veneto, questa era una tappa friulana. Difatti ha dichiarato che lì era una tappa che aveva segnato prima di questo Giro d'Italia, che gli interessava e sapeva che poteva far bene, e così è stato. Dietro di lui in seconda posizione poi ha chiuso Pelayo Sanchez e in terza posizione Gorg Steinhauser. Nel gruppo della maglia rosa in realtà non è successo niente di strano, se non che in meno 5 km per una distrazione Geraint Thomas è caduto a terra. Vediamo, poi il gruppo in realtà l'ha aspettato, quindi non è successo niente di strano. Se volete rivedere la caduta vi lascio qua in alto a sinistra la scheda per andarla a rivedere. Caduta banale, chissà se domani questa caduta gli darà un po' di fastidio, perché è comunque una caduta, comunque vai a terra, comunque l'asfalto non è morbido e le cadute non senti subito il dolore, lo senti appena ti fermi, quando sei freddo e di notte dormi peggio, quindi recuperi di meno, e il giorno dopo le senti più. Quindi vediamo domani Geraint Thomas come sarà, perché dovrà difendere la terza posizione in classifica e vorrà andare all'agguato della seconda posizione di questo Giro d'Italia. E per il resto in classifica non è cambiato niente, si sono presi una giornata di riposo. Cosa carina che è successa: a un certo punto in meno 40 all'incirca Pogacar ha bucato, c'erano i suoi uomini che stavano tirando davanti, sono rimasti tutti là a tirare, a fare l'andatura, andando tranquilli comunque. Lui si è fermato tranquillo, ha cambiato bici e poi è rientrato senza l'aiuto di nessuno. Non si è mai vista una cosa così da una maglia di leader, ma Pogacar può fare anche questo. E detto questo, scrivete qua sotto nei commenti cosa ne pensate di quello che è successo nella tappa di oggi e ditemi se anche voi siete tristi che questo Giro d'Italia sta per finire, perché mancano solo 2 giorni. Domani ci sarà la tappa numero 20, l'Alpago Bassano del Grappa. Si parte sull'Alpago, quindi avranno i primi chilometri in discesa, si avvantaggerà sicuramente una fuga, la prima parte diciamo tutta piatta, cioè discesa, finché arriveranno a Conegliano, sono le mie strade di casa quindi le conosco molto bene, e affronteranno la prima piccola asperità per loro, che è il muro di Cadelpoggio, un chilometro bello duro che, se la fuga non è andata fuori in quel momento, sicuramente qualcuno si sgancerà. E poi da là continueranno la strada per andare a fare il Monte Grappa. Salita dura, salita lunga, che corridori affronteranno 2 volte prima di arrivare all'arrivo di Bassano del Grappa della tappa numero 20, la tappa che segnerà i posti in classifica generale. E sono proprio curioso di vedere cosa succederà. Tadej Pogacar l'ha messa nel mirino. E se mette una tappa nel mirino, sappiamo che molto probabilmente la vincerà lui, potrebbe essere la sua 6ª vittoria in questo Giro d'Italia. Allora l'arrivo non è in salita, perché affronteranno 2 volte Monte Grappa, però poi c'è la discesa e l'arrivo in centro a Bassano del Grappa. E sono curioso di vedere cosa fa Pogacar, ma va talmente tanto forte rispetto agli altri che può partire senza problemi anche ai piedi del secondo Monte Grappa e arrivare con qualche minuto all'arrivo. La cosa più interessante sarà vedere cosa succede dietro di lui e se qualcuno si inventerà un qualcosa per staccare i rivali nella classifica generale, tipo mi aspetto un Team Ineos o un Team Bahrain che proverà ad attaccare gli avversari che hanno per la classifica generale. E ditemi qua cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Io mi aspetto un grande sbrindellio, come si suol dire, e spero di vedermi una tappa molto divertente domani. Non ve l'ho detto, ma sono 184 km con 4200 metri di dislivello per la penultima tappa di questo Giro d'Italia. E detto questo, però, il mio favorito di giornata, ve l'ho già accennato prima, ha detto che punta la tappa. Se punta la tappa, è quasi scritto che la vincerà lui, quindi il mio favorito domani è Tadej Pogacar. Ci sarà qualche fuga? Sì,
ma visto che Pogacar vuole fare la gara, quella fuga non avrà vita breve domani. Quindi per questo il mio favorito è lui. Oppure chissà, magari farà vincere Rafał Majka. Sono curioso, sarebbe una bella cosa se succede. E detto questo, però, il video di oggi è finito. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate, siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima!